temporada? Lorenzo è molto molto forte e con la Yamaha ha vinto tanti titoli e tante, tante gare, e quindi Vinales dovrà dimostrare di essere forte come Lorenzo, però ha, ha il potenziale perché è stato subito molto veloce con la moto, ha un grande talento e poi è un pilota maturo e pronto per lottare per il campionato. Allora, nella, dai testi a Valencia e anche in Malesia abbiamo provato la moto 2017, e sia il telaio che il motore, e sia io che Maverick abbiamo scelto quella moto da usare da sempre, quindi avremo quattro moto uguali, e, però ancora c'è da lavorare per il motore, c'è da lavorare per l'elettronica, quindi speriamo di riuscire a migliorare e di arrivare più forti per il Qatar. Ah, è molto bello perché intanto le moto Yamaha Movistar sono bellissime, no? Sono bianche e blu, quest'anno è tutta blu, mi piace molto, è uno sponsor storico anche che ha un grande passato nella MotoGP, e quindi speriamo di stare insieme ancora altri anni. Penso che vedere i risultati di Lorenzo con la Ducati siano una delle cose più interessanti di quest'anno, no? Perché comunque la moto va forte e lui è un grande pilota. Secondo me potrà essere competitivo dall'inizio, già dalla prima gara in Qatar, dove la Ducati solitamente va molto bene, e poi bisognerà vedere se riuscirà a essere competitivo anche nel resto della stagione per lottare per il campionato. Sì, secondo me Marquez sarà l'uomo da battere, perché è il campione del mondo e perché l'anno scorso è stato quello più bravo, e poi anche nei test a Valencia è andato fortissimo, quindi sarà molto difficile batterlo. Podemos hablar un poco de otra cosa que no sean motos. Sabes que Messi todavía no ha renovado con el Barcelona. ¿Ha renovado? No, ha renovado. ¿Te gusta? Inter. ¿Te gustaría que fuera el Inter? Sí, me gustaría, sí, sicuro. Pero penso que sia difficile. Sarebbe bello che Messi giocasse tutta la carriera nel Barcelona, secondo me. Non lo so, è difficile da dire. È dura, comunque sono tutti e due molto, molto forti, ed è anche difficile da dire chi è più forte dei due, no? E quindi si possono comparare a Lorenzo, Marquez, Vinales o anche a me, ecco. Ok, grazie. All in English? One question? Okay. Who is in English? No, I don't know. Okay. My question in Spanish. Okay, guys. Thank you.